Allora, abbiamo parlato di amici. Insomma, amici era una grande scuola. Una grande scuola dove avevi modo di lavorare con dei professionisti veri e di imparare e di crescere molto artisticamente, soprattutto perché insomma. Quindi io non rinnego niente di quella che è stata la mia esperienza, anzi, la ricordo con molto piacere. Il prossimo brano, insomma, è il primo singolo. Del post Amici, del primo EP, insomma, subito dopo Amici. Adesso abbiamo fatto Sentimento l'abbiamo presentato il periodo di Amici, proprio alla semifinale, se non sbaglio, giusto? 24 marzo 2009? 17? Sei sicura? Secondo me no. Vabbè, 17 te lo do per... Era già passata mezzanotte. Allora, invece vediamo se questo ve lo ricordate. Questo è subito dopo Amici. Ma la calaiuola si può calpestare? Se io dovessi decidere di scendere, a chi posso chiedere? Posso scendere? Sicuri? Non è che mi denunciano? Oh, stai calma. Allora. Sì, era una domanda. Poi magari non scendo, però intanto... D'accordo? No, se cantate così non scendo. Allora, voi da che parte stavate? Dalla parte dei bianchi o dei blu? Blu! Sempre blu! Fatevi sentire quanto più blu possibile. All'inizio bianchi, mi sembra giusto. Allora, vai. Vai, musica. Aspetta, che sta qua? Vai, no. Se no risalgo sul palco, su, canta. Vai. Ti ricordi cosa? Questo è Alzheimer, quindi non ti ricordi. Allora, vai, la sai, la conosci questa? La conosci questa canzone? Vai. No, l'attacco, dai, devo curare. Cioè, ti sta dando un attacco, calcola, oggi è solo attacco. Quando ti aspettavo all'uscita dalla scuola, quando tutto si pensava non potesse finire. Ti ricordi quando corricati sul visore, quando faccio un vero bello, quando noi dall'alto mi guardavamo il cielo. Io non mi dimentico dei sogni raggiungibili, degli attimi lunghissimi. Io non ti play dai tre, perciò non farlo neanche tu. Ricordati dovunque sei. Quando bevo,
Io non mi dimentico, eh. Io non mi dimentico dei sogni, sogni. Attimi,